Buongiorno, bentrovati. Lunedì 27 gennaio 2020, primo appuntamento della settimana con la rassegna stampa di TV6. Apriamo come sempre con le prime pagine dei quotidiani abruzzesi. Partiamo dal centro, dall'edizione di Pescara, per vedere i titoli di apertura del giornale oggi in edicola. Vedete la tragedia accaduta ieri, all'alba di ieri, a Spoltore. Bimbo di un mese muore nel sonno, il piccolo era nel lettone, l'allarme dato dalla madre, i soccorsi, ma purtroppo per il piccolo non c'è stato nulla da fare. Poi vedete sotto a centro pagina, cambiando argomento, l'incubo smog sulla nazionale adriatica. Ieri la rabbia dei cittadini che sono scesi in strada a Silvi, pronti a bloccare i tir. Vediamo in alto altre due notizie. La prima riguarda la politica, le elezioni che si sono tenute ieri in Emilia Romagna e in Calabria. L'Emilia resta al centro-sinistra, confermato governatore Stefano Bonaccini, che vedete nella foto a sinistra. In Calabria vince il centrodestra con Iole Santelli, crollo del Movimento 5 Stelle. Poi l'altra notizia drammatica che arriva dagli Stati Uniti: si schianta in elicottero e muore Kobe Bryant, scusate, leggenda del basket mondiale, un vero e proprio mito della palla a spicchi. Sono arrivati tantissimi attestati di solidarietà per Kobe Bryant, che vedete in questa foto con la figlia. Vediamo le altre notizie a Pescara. Torniamo nel capoluogo adriatico. Summa, l'artista scomparso proprio nella giornata di sabato. La città ora vuole la sua porta del mare. E poi sempre a Pescara, rifiuti in arrivo, i vigilantes per chi sporca, nuove misure da parte dell'amministrazione comunale per tenere la città più pulita. Ci spostiamo a San Giovanni Teatino, a San Buceto in particolare, aria tossica ai residenti, chiamano i carabinieri. Vediamo poi lo sport in basso, come sempre ogni lunedì daremo ampio spazio della seconda parte di questo appuntamento alla pagina sportiva. Partiamo dal Pescara, avanti con le Grottaglie, il tecnico confermato in panchina dopo la vittoria di sabato ad Udine con il Pordenone. Ora il tecnico si aspetta anche i rinforzi dal mercato. Il calcio di eccellenza, Penne ferma il Lanciano, lo Spoltore non sfonda. In Serie A la Juve cade al San Paolo di Napoli, Inter e Lazio accorciano sui bianconeri. Vediamo la prima pagina del centro, edizione di Chieti, Lanciano Vasto. Parliamo di elezioni a Chieti, in campo Tajani e Gasparri, Forza Italia si appella ai big per le primarie, Pantalone si candida, Ortona resta ferito nella rissa all'esterno della discoteca. E poi ancora, i migranti nascosti nei camion, Chieti clandestini lasciati sulla A14, indaga la polizia, c'è l'ombra del racket. Vediamo poi in basso lo sport, il calcio di Serie D, Bastese KO in casa con il Campobasso, il tecnico Amelia in bilico, e poi Chieti, altra figuraccia, l'Agnonese ne fa 5, Agnonese che ha battuto 5-0 il Chieti, che la settimana precedente, sempre per 5-0, è stato battuto in casa dal Porto Sant'Elpidio. Vediamo la prima pagina del centro di Teramo, in questo caso il titolo d'apertura riguarda quello che è accaduto ieri a Silvi, l'ira dei cittadini, blocchiamo i tir, sequestri in A14, la protesta contro l'incubo smog sulla statale. Vediamo nelle cronache, Teramo condannato per le botte alla compagna, questo è il titolo che troviamo nella parte di sinistra della pagina. Poi resta grave l'arbitro ferito in un incidente stradale accaduto sabato. Vediamo ancora in basso lo sport, Serie C, si ferma la corsa del Teramo dopo 3 vittorie consecutive, biancorossi battuti a Castellammare di Stabia dalla Cavese. Vediamo ancora il basket di Serie 2 maschile, per il Roseto questa sera sfida salvezza in diretta TV per gli Sharks che affronteranno il Montegranaro. Vediamo anche la prima pagina dell'Aquila, Vezzano e Sulmona, sempre dal centro. Partiamo dal capoluogo di regione, cani randagi, comune condannato, l'Aquila lente dovrà risarcire una donna aggredita in centro storico. E poi ancora l'Aquila, bici elettriche vietate nell'area del Gran Sasso. E poi Avezzano, corsa a sindaco Pierleoni, chiama
i gruppi civici, ospedale di Sulmona, prenotazione esami, liste d'attesa sempre più lunghe. Vediamo in basso il calcio di Serie D con l'Avezzano che ferma sul pareggio la capolista Notaresco al Dei Marsi, poi calcio di promozione, l'Aquila vince il derby a San Gregorio e fa il vuoto in testa alla classifica. Lasciamo dunque il centro, siamo alla pagina, la prima pagina dell'inserto Abruzzo del Messaggero, class action per il traffico caos, Silvi in piazza i sindaci costieri, esplode la rabbia dei residenti, non viviamo più, i risarcimenti non vadano solo ai commercianti, ne abbiamo diritto anche noi, dicono i cittadini. E poi la polemica, Guerino Testa, consigliere regionale di Fratelli d'Italia, ad Alessandro, il restauratore, dice Testa, sei proprio tu. Vediamo poi le altre notizie, a centro pagina vedete la mamma trova il figlio neonato morto in culla, spoltore, la drammatica notizia di cui parlavamo anche prima, la donna doveva allattare il piccino ma si è accorta che il bebè non respirava più. E poi Montesilvano in vendita 7 hotel di Blu Serena, ma Silvio Maresca rassicura, la gestione resta a noi. Vediamo poi in basso un'altra notizia che ci porta in Val Vibrata d'Alba Adriatica, picchiato a sangue dopo la discoteca. In alto lo sport, Sebastiani promuove il Pescara di Le Grottaglie, continuerà dunque a guidare i biancazzurri il tecnico originario di Gioia del Colle, Serie C il Teramo KO con la Cavese, soliti difetti in trasferta, e poi Serie di Avezzano e Notaresco si dividono, il derby finisce in parità. Lasciamo le pagine, le prime pagine dei quotidiani abruzzesi, torneremo a parlare tra pochissimo delle vicende di casa nostra, ora siamo all'edicola nazionale, iniziamo con il Corriere della Sera, ovviamente tutti i titoli di apertura riguardano da una parte le elezioni regionali ieri in Emilia-Romagna ed in Calabria, dall'altra la tragedia con la morte di Kobe Bryant per un incidente in elicottero. Corriere della Sera, Bonaccini vince, il PD ferma Salvini, questo è il titolo di apertura del quotidiano milanese. Conte, il Premier dice in Emilia sconfitti gli slogan, il governo va avanti, Iole Santelli di Forza Italia conquista la Calabria. Vediamo anche, grazie a questo specchietto, sempre del Corriere della Sera, ovviamente i dati che non sono ancora definitivi. Vedete Stefano Bonaccini tra il 50,2 e il 50,8, Lucia Bergonzoni 44,4 e 43%, queste le proiezioni, distante Simone Benini del Movimento 5 Stelle tra il 3,6 e il 4%. E vedete l'altra notizia, poi torneremo a parlare di politica, addio a Kobe Bryant, la leggenda del basket precipita con l'elicottero, aveva 41 anni, è morta anche la figlioletta Gianna che vedete nella foto, una tragedia che ha scosso davvero tutto il mondo sportivo internazionale, perché Kobe Bryant era una vera e propria leggenda del basket mondiale, tra l'altro il papà aveva giocato in Italia con la formazione del Reggio Emilia e dunque Kobe Bryant era anche molto legato al nostro paese. Torniamo alla politica. In Emilia-Romagna vince il centro-sinistra, in Calabria c'è l'affermazione del centrodestra, lo vedete anche piuttosto netta nei numeri con Iole Santelli di Forza Italia che porta a casa un risultato che va tra il 52,9 ed il 52,5%, staccato l'esponente di centrosinistra Filippo Callipo tra il 38 e 37%, e poi vedete Francesco Aiello del Movimento 5 Stelle tra il 6,7 e il 7,5%. Lasciamo il Corriere della Sera, passiamo a Repubblica, Salvini la prima sconfitta, questo è il titolo del quotidiano romano. In Emilia Romagna il candidato del centro-sinistra Bonaccini stacca Lucia Bergonzoni, crollano i 5 Stelle, affluenza in forte ripresa, la destra conquista la Calabria con la vittoria di Iole Santelli. E poi vedete in basso l'altro titolo, addio a Kobe Bryant, il ragazzo che incantò il basket, morta anche la figlia di 13 anni. Siamo al Fatto Quotidiano, piange il citofono, questo è il titolo di apertura, Salvini sconfitto in Emilia-Romagna con
la candidata Lucia Borgonzoni. Vedete in alto i dati non ancora definitivi: 49,7 Bonaccini, 44,7 Borgonzoni, e poi in Calabria 59 Santelli, 31,3 Callipo. Vediamo poi il Messaggero Nazionale: Bonaccini davanti alla Lega, exit poll in Emilia Romagna, il centro-sinistra in vantaggio. E poi l'ultimo volo di Kobe Bryant, la leggenda del basket, muore in elicottero. E poi il calcio, calcio di Serie A, perché ieri siamo alla prima pagina del Messaggero, che è quotidiano romano. Ieri si è disputato il derby della capitale tra Roma e Lazio. Vedete, derby di Roma, il pareggio degli errori, due papere dei rispettivi portieri decidono il match 1-1, la Lazio interrompe la corsa. Siamo al Manifesto, soccorso rosso, le prime proiezioni danno la vittoria a Bonaccini in Emilia Romagna, determinante la grande affluenza al voto. E poi vedete la Calabria, Aiole Santelli. Proseguiamo, il titolo principale del giornale: grillini affumicati, elezioni regionali, le sardine si mangiano i 5 stelle, stop per Salvini, il PD tiene l'Emilia Romagna, Calabria trionfo del centrodestra. Il Mattino di Napoli: Bonaccini resiste alla Lega, gli exit poll dell'Emilia, il centro-sinistra in vantaggio. Vedete i dati, lo dicevamo, ancora non definitivi. E poi il calcio di Serie A, il quotidiano napoletano non poteva che dedicare ampio spazio alla gara del Napoli di ieri, la notte magica, così definita dal Mattino. La riscossa: il Napoli più bello batte la Juventus dell'ex Maurizio Sarri. Siamo al quotidiano La Verità: il fortino rosso trema ma non crolla, il PD tiene l'Emilia, destra a valanga in Calabria. E poi vedete in basso un altro titolo: i pensionati sono usati come bancomat dai governi, 7 mazzate in 20 anni. Il Sole 24 Ore: il fisco incastra gli evasori con le prove raccolte sul web. E poi corsa al lavoro con 15 bonus, assunzioni agevolate, zero contributi per 3 anni, l'apprendistato nelle microimprese è la formula più conveniente, sconti su misura per giovani cassintegrati e disoccupati. Vediamo la Stampa di Torino: Emilia, Bonaccini batte la Lega, questo è il titolo a tutta pagina del quotidiano torinese. Siamo al Libero: la Lega fa il pieno ma non basta, questo è il titolo di Libero. E poi Calabria, più salviniana dell'Emilia, la governatrice indicata da Silvio stravince, Iole Santelli, che vedete nella foto. Il Tempo di Roma: Salvini si schianta sul muro rosso, il PD tiene l'Emilia Romagna. E poi una papera per uno, il derby non lo vince nessuno, 1-1 tra Roma e Lazio. E poi le buche finiscono in procura, siamo sempre a Roma, tremano i municipi. Lasciamo dunque le prime pagine dei quotidiani nazionali, abbiamo visto tutti i titoli incentrati ovviamente in particolare sulle elezioni regionali ieri in Emilia Romagna e in Calabria. Noi torniamo alle questioni abruzzesi, ripartiamo dal centro, dalla protesta che c'è stata ieri a Silvi, in particolare incubo A14 statale, scoppia l'ira dei cittadini pronti a bloccare i tir, doppia manifestazione prima in piazza e poi nella platea piena di gente. E poi scuola: il viceministro in Abruzzo, Anna Scani, oggi a Pescara, inaugura il laboratorio del futuro e ricorda la Shoah. Vediamo anche l'altra pagina che riguarda la cronaca regionale: SOS Ambiente, dal sisma dell'Aquila ai veleni, scoperti abussi, ecco date e docenti del primo master universitario su 8 grandi emergenze, si farà all'Ateneo di Teramo, in cattedra saliranno avvocati, magistrati e geologi. Andiamo avanti, siamo alle pagine dalle province, partiamo da Pescara, dalla tragedia accaduta all'alba di ieri a Spoltore, bambino di un mese muore nel sonno, era nel lettone con i genitori, l'allarme dato dalla madre poche ore dopo la poppata, inutili tutti i tentativi dei medici. Morte in culla o rigurgito, le regole della Croce Rossa. Importante la posizione, dicono gli esperti, il neonato deve dormire a pancia in su e nella sua culla, ma le cause della SIDS sono ancora oscure. Andiamo avanti, parliamo di rifiuti, giro di vite del comune di Pescara, in arrivo vigilante 7 telecamere per scoprire chi sporca la città. E poi operatori malati, la raccolta va in affanno, un quarto del personale di ambiente a letto con l'influenza, aumentati i turni per evitare le emergenze. Poi oggi degrado in via Alpi, ci sarà il sopralluogo del presidente della commissione sicurezza Armando Foschi. Proseguiamo.
Torniamo sulla notizia dell'altro giorno, sulla scomparsa dell'artista Franco Summa. La città ora vuole la sua Porta del Mare, appello di politici e cittadini per ricollocare l'installazione in piazza Primo Maggio. Oggi l'addio, camera ardente all'Aurum dalle 9. Il funerale si terrà questo pomeriggio alle 15.30 nella cattedrale di San Cetteo, sempre ovviamente a Pescara. Parliamo anche del giorno della memoria, tante le iniziative organizzate in diverse città della nostra regione. La Casa di Parete diventa un museo dell'Olocausto, l'annuncio degli amministratori di Abbateggio al liceo D'Annunzio proprio di Pescara custodirà video e testimonianze dell'ex deportato a Dachau. E poi, ero nel lager, riuscì a salvarmi. Oggi l'incontro di alcuni sopravvissuti alla Shoah con gli studenti per quanto riguarda questa iniziativa della giornata della memoria che si terrà a Città Sant'Angelo. Proseguiamo, Montesilvano, lavori stradali per la fibra, operai in azione di notte dopo l'ultimatum del Comune, la società che si occupa del cablaggio in città garantisce anche tempi più rapidi per il ripristino degli asfalti e le verifiche mensili. Siamo a San Giovanni Teatino, fumi tossici, residenti in rivolta, San Buceto, gli abitanti di via Brecciara chiamano i carabinieri. Francavilla, rimborsi dei libri scolastici, domande da presentare entro il 20 marzo. Siamo alla pagina di Chieti del centro verso le elezioni amministrative. Ricordo che si voterà a Chieti per l'elezione del nuovo sindaco, primarie del centrodestra, appello a Tajani e Gaspari, il gruppo di Forza Italia porta la proposta a Roma per frenare Di Stefano e la Lega, l'imprenditore Pantalone scende in campo con De Cesare, atto d'amore, dice, per la città. Vedete nelle foto in alto Antonio Tajani, braccio destro di Berlusconi, e poi l'esponente di Forza Italia di Chieti, anche assessore regionale Mauro Febo, Maurizio Gasparri, senatore di Forza Italia, e poi Fabrizio Di Stefano, candidato sindaco per la Lega alle prossime amministrative di Chieti. Poi più in basso vedete nella foto Manuel Pantalone e Paolo De Cesare, due giovani imprenditori candidati proprio a Chieti. Proseguiamo, siamo alla seconda pagina di Chieti e anche della provincia. Migranti nascosti nei camion e lasciati in A14, indaga la polizia. Nel giro di una settimana bloccati 5 afghani mentre vagavano sull'autostrada nel tratto chietino. I clandestini partiti dalla Grecia e stipati nei rimorchi, due di loro già in fuga dai centri di accoglienza. Nell'ultimo anno sono scattate 31 espulsioni. E poi la Vastese gioca in casa, blindato un quartiere e protesta, cittadini bloccati in casa ieri per la partita del campionato di Serie D, di cui parleremo dopo, Vastese Campobasso. Siamo ad Ortona, lavori sulla ferrovia, a Ortona è scontro, il consigliere di minoranza Polidori attacca il sindaco, intervento costoso e in un'area a rischio, dice il consigliere comunale di opposizione. Siamo alla pagina dell'Aquila, del quotidiano Il Centro, morsa da un randagio, paga il comune, il giudice di pace, l'ente responsabile dal punto di vista civilistico, donna aggredita in centro, sarà risarcita con 1.000 euro. Arti marziali, vigili urbani, cintura nera, ecco i corsi di autodifesa e poi sicurezza a rischio, furti, nuovi raid in zona ovest dell'Aquila, altri colpi sono stati segnalati a San Vittorino e a Scoppito. Vediamo poi in basso l'altra notizia, Gran Sasso, biciclette elettriche vietate, associazione critica, il piano del parco Gran Sasso Laga approvato anche dalla regione Marche. Siamo all'altra pagina di L'Aquila e della provincia, partiamo dalla Valle Peligna, ospedale di Sulmona, 15 mesi di attesa per una colonscopia. E poi ancora Sulmona, il PD, la crisi al comune non può essere un reality. Ancora un'altra notizia, siamo nella Marsica d'Avezzano, una coalizione civica per la città, l'appello di Pierleoni, un patto per la scelta del candidato sindaco. Andiamo poi in basso, Celano in lutto per la morte di Cachon e di Paris, in tanti al funerale del barista alpino, oggi l'addio allo storico barbiere.
Lasciamo questa pagina, siamo invece, ci spostiamo a Teramo, violenze in famiglia, arriva la sentenza, botte alla convivente incinta, condannato a 2 anni e 3 mesi. Valle Castellana nasce comitato per restare con Teramo dopo il referendum delle scorse settimane. E poi cronaca, rissa fuori dal Gattopardo, giovane ferito, indagano i carabinieri. Giulianova, concerto gratuito dei Nomadi, la storica band si esibirà il 22 2 aprile in occasione della festa della Madonna dello Splendore nella cittadina giuliese. Siamo a Pineto, mi perseguitano e brucia la sua auto. Nereto, scusate, siamo a Nereto, non a Pineto. 63enne incendia la vettura vicino alle case. I carabinieri dice: i vicini mi perseguitano, volevano pignorarla. E poi l'incidente nell'8-0 di sabato scorso, l'arbitro di calcio operato all'ospedale di Teramo resta in gravi condizioni, c'è stato questo delicatissimo intervento chirurgico per salvare la vita al 59enne arbitro di calcio della WISP, rimasto coinvolto in questo incidente proprio sull'8-0. Siamo arrivati allo sport, allora possiamo passare alle pagine dell'inserto Abruzzo del Messaggero. Di sport parleremo tra poco. Partiamo dalla pagina di Pescara: 7 hotel in vendita e nuove acquisizioni. Il risico di Blu Serena, anche la corazzata abruzzese partecipa al Gran Ballo del Mattone, vari fondi stranieri in corsa per i villaggi di Sardegna, Puglia e Calabria. E poi a Pescara la città rende omaggio a Franco Suma, stamattina la Camera Ardente all'Aurum di Pescara. E poi bimbo di 1 mese morto in culla e tragedia nella notte a Spoltore, nella nottata di ieri, genitori distrutti. E poi donna simbolo, addio Annella, la pizzaiola più amata dagli studenti, scomparsa all'età di 81 anni. Siamo alla pagina dell'Aquila del Messaggero: il parco Gran Sasso vuole vietare l'uso delle bici a pedalata assistita. E poi il mancato invito a Papa Francesco ad aprire la porta santa, questo è l'articolo che troviamo di spalla. E poi il caso Santa Barbara liquami nel garage di un condominio. E poi il caso, vedete in basso, botte alla moglie, arrestato un 50enne. Poi Palazzo Fibbioni, giornata della memoria, oggi ci sarà un incontro organizzato dall'ANPI. Siamo alla pagina di Avezzano e Sulmona, partiamo dalla Marsica, Immacolata di Celano, in campo la CISL, il responsabile marsicano della funzione pubblica chiede l'intervento della politica su vendita ed emolumenti alla clinica. E poi viabilità dorsale Palestina, finanziato il risanamento. E poi Avezzano, politica. La lista fuori centro appoggia il candidato Cipolloni. Ci spostiamo nella Valle Peligna, Sulmona, il sindaco Casini si apre la settimana decisiva per la giunta sulmonese dopo le dimissioni nei giorni scorsi di 4 assessori. Siamo alla pagina di Chieti, sempre dalle colonne del Messaggero, assedio al Consiglio denunce, la rabbia dei lavoratori del Ciapi, pronto un dossier per la Procura sui svolti penali e contabili legati al contributo di 600.000 euro stanziati ma mai erogati. Vasto, San Paolo, dopo le campane arrivano i fondi per il quartiere. Poi verso le elezioni di Chieti, Manuel Pantalone si candida al Consiglio, prende forma la squadra dell'imprenditore De Cesare. Ortona è già area di carnevale, casting del comune per carri e show. E poi la sanità, l'impegno del direttore generale della ASL di Chieti Lanciano Vasto Scholl per stabilizzare gli infermieri. Lasciamo la pagina di Chieti del Messaggero, siamo a quella che riguarda Teramo, asfalti, la città dei crateri, scatta il piano antidegrado nel capoluogo, ma anche e soprattutto in provincia, l'allarme nelle frazioni. Di Bonaventura, il presidente della provincia di Teramo, dice pronti ad intervenire. E Giulianova, il futuro dell'ospedale, se ne parlerà in consiglio comunale, sempre a Giulianova, Madonna dello Splendore, la festa sarà con i Nomadi per un concerto del 22 aprile. Poi il dramma, l'arbitro 59enne dopo l'incidente rimane in prognosi riservata all'ospedale di Teramo dopo un delicato intervento chirurgico. E poi botte fuori dal locale, ragazzo finisce all'ospedale ad Arba
Adriatica, siamo arrivati anche in questo caso allo sport, allora possiamo aprire la pagina sportiva, poi parleremo più avanti in dettaglio delle formazioni abruzzesi di calcio andando a vedere i servizi delle gare giocate ieri, ma partiamo dai quotidiani sportivi nazionali, Gazzetta dello Sport, vedete addio Kobe, la leggenda del basket precipita in elicottero, abbiamo perso un amico, ne parlavamo prima, cresciuto in Italia, mito dei Lakers, 5 titoli NBA e 2 ori olimpici, il mondo piange. Anche la scomparsa della figlia Gianna di 13 anni. E vedete poi a centro pagina il titolo che riguarda il calcio, Ringhio riapre tutto, Sarri cade a Napoli, Napoli vince per 2-1 con la Juventus, l'Inter in crisi di nervi guadagna un punto. E poi vedete il derby della capitale, la Lazio si salva nel derby papera. E allora andiamo a vedere i risultati dell'ultimo turno di Serie A con la vittoria del Milan nell'anticipo di venerdì a Brescia per 1-0, sabato gli altri tre anticipi, Spal Bologna 1-3, Fiorentina Genoa 0-0, Torino Atalanta 0-7. Le gare di ieri, Inter-Cagliari 1-1, Parma-Udinese 2-0, Sampdoria-Sassuolo 0-0, Verona-Lecce 3-0, Roma-Lazio 1-1, Napoli-Juventus 2-1. Vedete la classifica, Juventus 51, Inter 48, Lazio 46, Roma 39, Atalanta 38, Cagliari-Parma e Milan 31, Verona 29, Napoli-Bologna-Torino 27, Fiorentina 25, Udinese 24, Sassuolo 23, Sampdoria 20 e poi la zona calda Lecce 16, chiudono Spal, Genoa e Brescia con 15 punti. Vediamo il Corriere dello Sport, addio a Kobe, mito del basket, vedete in alto, e poi castigato, Sarri torna a Napoli e perde, Inter solo pari ma va a meno 3 dai bianconeri, e poi vedete il derby di Paperopoli, così definito dal Corriere dello Sport, la gara di ieri tra Roma e Lazio terminata 1-1, vedete tutto sport, addio Kobe, il ricordo per drammatico incidente di ieri con la morte della leggenda del basket a 41 anni. E poi Cristiano Ronaldo non basta, Sarri frusta la Juve, Napoli che orgoglio, partenopei che vincono per 2-1. E poi parlando del Torino, dopo il clamoroso 0-7 casalingo con l'Atalanta, Mazzarri aggrappato alla Coppa, si gioca il tecnico granata il futuro nel match di domani sera a San Siro con il Milan nei quarti di finale di Coppa Italia. Queste le prime pagine dei quotidiani sportivi nazionali. Prima di andare in pubblicità, vedete il centro, Napoli amara per Sarri, la Juve si spegne e cade, vittoria dei bianconeri per 2-1. L'altra pagina sulla Serie A, errori e proteste, l'Inter rallenta, e poi derby deciso dalle papere dei portieri, Roma-Lazio 1-1. Le altre gare poi in basso con il pari tra Sampdoria e Sassuolo, la vittoria del Parma con l'Udinese per 2-0, il successo dell'Hellas Verona con il Recce per 3-0. Siamo arrivati alla pagina del Pescara, ma di sport regionale parleremo tra qualche istante dopo la pubblicità. In studio, seconda parte di Mattino 6, avevamo già aperto prima della pubblicità, della pausa, la pagina dello sport. Ora parliamo del Pescara che vede la promozione ormai di fatto di Le Grottaglie dopo la vittoria ottenuta sabato a Udine con il Pordenone, dunque sarà il tecnico pugliese a guidare i biancazzurri anche nel match di lunedì prossimo, il posticipo con il Cosenza allo Stadio Adriatico. Si parla anche di mercato, per questa è la settimana conclusiva del mercato. In difesa potrebbe tornare Pucino, Ciofani verso il Bari, ma la trattativa non è ancora chiusa. E poi conta l'applicazione, non il modulo. Questo il titolo che riguarda l'analisi sulla partita del Messaggero, partita giocata sabato dai biancazzurri alla Dacia Arena di Udine con il Pordenone. Vedete, svolta alle Grottaglie, Pescara unanima, la società conferma in panchina l'allenatore promosso dalla Primavera. Poi in basso, mercato per Pucino, una trattativa in salita, c'è distanza economica tra il club ed il terzino dell'Ascoli, Bari all'assalto di Ciofani, ma il Delfino non ha fretta. E poi vedete le gare di ieri con il blitz in trasferta del Frosinone ad Ascoli, vittoria dei laziali per 1-0 contro i marchigiani, vince anche lo Spezia Crotone per 2-1, pari a Venezia, tra Venezia e Trapani 1-1, a segno per i siciliani ancora una volta Pettinari, ex biancazzurro.
E siamo alla pagina della Serie C, il Teramo non punge e arriva il KO. Dopo tre vittorie di fila, i biancorossi si fermano in trasferta contro la Cavese a segno con Matino in avvio di ripresa. Vediamo in basso i risultati della giornata di ieri: Avellino Picerno 1-1, Monopoli Ternana 0-0, Potenza Bisceglie 1-0, Regina Bari 1-1, e big match tra la prima e la seconda che si è giocata di fronte ad oltre 16.000 spettatori: Rieti Casertana 1-0, Viterbese Catania 2-0, Virtus Francavilla Paganese 2-0. Questo il Carpi Padova, non è una gara del girone del Teramo. Al 91esimo, bocche cucite, ancora in silenzio stampa i biancorossi, parla il tecnico del Cavese Campilongo: un'impresa aver battuto i biancorossi, così l'allenatore della formazione campana. Vediamo anche il Messaggero: Teramo KO di misura con la Cavese, finisce 1-0 il match dei biancorossi. Campilongo non facile, avversari molto organizzati. Questo il commento del trainer campano. E allora andiamo a vedere il servizio sulla gara giocata ieri sul neutro di Castellammare di Stabia. Si interrompe al Menti di Castellammare di Stabia la striscia di 5 risultati utili per il Teramo, condita dalle ultime 3 vittorie consecutive. Un gol di Matino condanna infatti i biancorossi, che incappano ancora una volta in un KO in trasferta, prima sconfitta del girone di ritorno. È una gara che non offre molte emozioni, ma si giocherà comunque sempre a buoni ritmi. Campilongo imita Tedino piazzando Boulevard, un centrocampista, accanto a Germinale in attacco. L'ex Pescara e Teramo sarà importante sia in fase di possesso che in quella di non possesso, andando a disturbare i portatori di palla. La prima occasione degna di nota arriva al 17esimo, quando D'Andrea si fa trovare pronto su un angolo battuto da Costa Ferreira. Teramo, con in campo da subito i baby Santoro, Vieri e Piacentini, ha qualche difficoltà di manovra, con la Cavese che al 20esimo vede Germinale girare sul fondo un cross dalla destra. Al 26esimo Sainz Maza prova a sorprendere Tomei con un pallonetto che si spegne alto sulla traversa, mentre qualche minuto dopo è Marzorati ad avere una mezza occasione per i padroni di casa. Più evidente la situazione al 42esimo. Di Roberto, lanciato da Sainz Maza, si vede annullare un gol per una presunta posizione di fuorigioco. Due minuti dopo è clamorosa l'occasione che capita a Matera. Da un cross in area ribattuto da Soprano, il centrocampista ha il tempo di piazzare, ma spara quasi addosso a Tomei, molto bravo comunque di riflesso ad allontanare il pericolo. Arrigoni prende il posto di Viero ad inizio ripresa, un po' probabilmente per l'ammonizione, un po' anche per qualche difficoltà incontrata dall'ex Sassuolo. Il Teramo si fa vedere prima dalla distanza con Tentardini e poi con una punizione di Bombaggi che D'Andrea allontana. Il gol dei Blufonse però gela i biancorossi. Dagli sviluppi di un corner la Cavese gioca bene sulla fascia e Di Roberto piazza un cross in mezzo che Matino incorna per il vantaggio dei padroni di casa. Poco dopo Tomei è ancora bravo a chiudere su Sainz Maza, che approfitta per lanciarsi dopo uno scontro tra Cancellotti e Piacentini. Proprio quest'ultimo, dopo la botta in testa, lascia il campo a Cristini. L'unica vera risposta del Teramo è quella che capita a Bombaggi, che coglie il palo a giro di destro. Tedino prova a cambiare qualcosa inserendo anche Mungo, Birligia e Kappa, ma la pressione biancorossa non si traduce in reali occasioni. Domenica prossima il Diavolo proverà a riscattarsi ospitando il Rende Albonolis. Questo è il servizio di Ania Cantagalli sulla battuta d'arresto dei biancorossi dopo 3 vittorie consecutive. Siamo alla Serie D, partiamo dal derby abruzzese di giornata con il pareggio del Dei Marsi tra Avezzano e Notaresco. Avezzano pari e rimpianti, la capolista si accontenta, finisce 1-1. Vedete poi in basso le dichiarazioni del 91esimo dei due allenatori: Vagnoni senza Sansovini, è un handicap, giocatore della capolista. Sansovini che era stato squalificato per 2 giornate, che tornerà disponibile domenica prossima nel match casalingo contro la Recanatese. E poi Meco Monaco, l'allenatore dell'Avezzano: mancata un po' di fortuna con i rinforzi, ha dichiarato Meco Monaco, ci toglieremo delle soddisfazioni. Allora andiamo a vedere quello che è accaduto al De Marsi, il servizio di Andrea Costantini. Più Avezzano che Notaresco, e questa è l'estrema sintesi del derby del Dei Marsi, che finisce in parità 1-1, primo tempo equilibrato, il secondo di decisa marca bianco-verde, ma la squadra del patron Gianni Paris continua a pagare i problemi in zona gol. Gara sottotono per la capolista, che ha di che consolarsi per i pareggi di Recanatese e Cattolica. I tifosi di casa spronano la squadra: meritateci, è lo striscione degli ultras. Nell'Avezzano torna in panchina il tecnico Meco Monaco dopo 2 turni di squalifica, ma deve rinunciare agli appiedati Fanti, Masini, Magri e Agate. Subito in campo i
due freschi innesti, il portiere Patania, ex Vastese, e il centrocampista Coppola, debutto rinviato per l'attaccante romeno Ciolacu. 4-2-3-1 con Di Curzio centravanti. Nel notaresco, seguito da 150 tifosi, squalificati Sansovini e Mele, fuori gli acciaccati Marcelli e Fagioli, Vagnoni ritrova in difesa Pomante, unica novità rispetto all'11 Vincente Diesi. Si parte a ritmi decisamente bassi, timide proteste dei padroni di casa per il contatto di Stefano Di Curzio al secondo minuto, ma la realtà è che i due portieri sono spettatori non paganti nella prima mezz'ora. Per la prima vera emozione bisogna attendere il 32esimo con la potente discesa di Stivaletta. Patania respinge il cross, Romano raccoglie, controlla e conclude, ma l'estremo marsicano si riposiziona e sventa. Invece alla prima opportunità a passare l'Avezzano al 36esimo sugli sviluppi di un calcio piazzato e al culmine di un vero e proprio tiro al bersaglio. Scotti si oppone alla grande a Brunetti, Siragusa e Manuel Cancelli, ma nulla può sul quarto tentativo ancora di Brunetti. Avezzano in vantaggio col primo gol del suo difensore centrale, ma la gioia dei tifosi di casa dura neanche 5 minuti perché al 41esimo Di Stefano fa partire un traversone forte e teso sul secondo palo, puntuale la vola mancina di Niccolò Cancelli. Palorete che vale l'1-1, che è anche la seconda marcatura in campionato dopo l'Eurogol col Chieti. Ad inizio di ripresa subito pericoloso l'Avezzano in due circostanze. Nei primi 2 minuti, prima la volata di Manuel Cancelli, il cui sinistro toccato da Ghiani va fuori a fil di palo, e sugli sviluppi del successivo corner Brunetti va vicino alla personale doppietta. Ancora Avezzano al 9, palla in verticale di Coppola per Di Curzio che è in corsa, pressato da Pomante, spara fuori. Stesso epilogo per il sinistro di Di Giacomo, imbeccato da Kras. Al 15esimo Rabbeni ruba palla a Di Stefano, avanza, converge, ma anche questa conclusione è imprecisa. Un minuto dopo Rabbeni scarica per Manuel Cancelli, destro potente ma alto. Buon Avezzano ma poco cattivo e convinto in zona gol. Vagnoni vede che qualcosa non va, inserisce Raffaello per Stivaletta. Il neo entrato ha subito un discreto pallone recapitato da Liguori, ma lo sciupa. La gara si reincanala sui binari del perfetto equilibrio al netto della girandola di cambi e non accade più nulla fino al 40esimo. Spunto di un ottimo Manuel Cancelli e autopalo di Salvatori. L'Avezzano ci crede di più e nel terzo dei 4 minuti di recupero all'ultima chance, ma Scotti abbassa la saracinesca e salva un punto che è prezioso per la prima della classe e che invece fa poca classifica per la squadra marsicana, che resta a più 1 sulla zona retrocessioni. Questo è il servizio sul derby giocato ieri in terra marsicana. Noi ci spostiamo invece sull'Adriatico, andiamo a Vasto. Ieri altro big match, quello dell'Aragona, con la Vastese battuta per 1-0 a domicilio dai molisani, che proseguono la corsa verso le zone altissime della classifica. E il KO con i rossoblu riapre la questione Amelia con il tecnico della Vastese chiamato a rapporto. Vedremo cosa accadrà nelle prossime ore. Ci sarebbe pronto Silva per guidare la Vastese, Massimo Silva, in caso di chiusura del rapporto con Amelia. Ma noi andiamo a vedere quello che è accaduto ieri nella gara giocata a Vasto con il servizio di Stefano Recanati. La Vastese non riesce ad invertire il momento negativo del mese di gennaio e deve inchinarsi, anche se di misura, anche al Campobasso, squadra che con la vittoria di oggi si candida insieme a Notaresco e Matelica alla vittoria del campionato. Mister Amelia torna sui suoi passi dopo la volontà di dimettersi alla fine della gara contro il Fiuggi e deve fare di necessità virtù, visto il pienone in infermeria. L'ultimo in ordine di tempo, il portiere Bardini, infortunatosi durante la rifinitura di ieri. 4-3-1-2 per il mister Romano, che ritrova Di Filippo al centro della difesa, a centro campo Pizzutelli con Bardini e Francesco Esposito, a far coppia con l'altro Esposito, Vittorio Cealonzi, fuori Dos Santos e Palumbo per scelta tecnica. Tutt'altra area in casa Campobasso, che si presenta all'Aragona come squadra più in forma del momento, la compagine molisana che in campionato non perde dal 20 ottobre scorso. Tutti a disposizione di mister Cudini, il quale ritrova lo squalificato Brenci subito titolare in mediana. In difesa ci sono Menna e Dalmazzi, in avanti il trio Cogliati, Alessandro e Zammarchi. Vastese è molto aggressiva in questo avvio di gara, brava a non far ragionare i rossoblu molisani, che comunque creano il primo pericolo della gara al 16esimo minuto, quando Bontà va in aria per raccogliere il cross telecomandato di Van Zan, ma il colpo di testa si spegne sopra la trasversale della porta difesa da Di Rienzo. È il preludio al vantaggio molisano, che arriva 2 minuti più tardi. Apertura panoramica di Alessandro, che vede l'inserimento dalle retrovie di Bontà. Il centrocampista è bravo ad orientare il controllo e a trafiggere a mezza altezza il portiere Di Rienzo in uscita, messo fuori causa da una leggera deviazione.
Ma quest'oggi la Vastese sembra avere benzina nelle gambe e si riversa da subito in avanti alla ricerca del pareggio. Al 24esimo tocca a Bardini provarci da ottima posizione, ma il giovane biancorosso non colpisce benissimo, buttando alle ortiche un'ottima occasione. Poi sul rimpallo fallo di mani di Alonzi. Marco Amelia dalla panchina incita i suoi, chiedendo soprattutto lucidità, cosa che oggi i suoi ragazzi sembrano avere, visto che al 26esimo si fanno vedere ancora in avanti. Punizione della tre quarti con Pompei al centro dell'area di rigore che salta più in alto di tutti, ma per una questione di centimetri si vede scavalcare dalla sfera. Un giro di lancette e la Vastese il gol del pareggio lo trova, con Giorgi che in acrobazia realizza una rete strepitosa, ma la gioia del gol resta strozzata in gola ai tifosi di casa, con il primo assistente ad indicare il fuorigioco del giocatore aragonese. Il campo basso fa difficoltà a venire fuori in questa fase di gara, con le cose che peggiorano al 30esimo quando la squadra di Cudini resta in 10 uomini. Fallo di Martino che viene ammonito dal direttore di gara. Nell'occasione è volata anche qualche parolina di troppo e così Gandolfo di Bra tira fuori il secondo giallo, con il terzino che lascia i suoi in 10 uomini. Nella ripresa il risultato negativo e l'uomo in più impongono alla Vastese di provarci in tutti i modi, anche se gli attacchi dei giocatori di casa risultano sterili. La costante pressione apre alle ripartenze ospiti, come al 14esimo quando da un errore in fase offensiva di Pollace Candellori si invola verso la porta con il tiro respinto in angolo dall'attento di Rienzo. Nella Vastese entrano anche Palumbo e Dos Santos a secco di gol da 6 giornate per dare più fantasia e peso alle avanzate degli aragonesi. I biancorossi si rivedono al 31esimo da calcio piazzato di Pizzutelli che chiama la respinta di pugno l'attento Raccichini. Le occasioni più pericolose nella ripresa continuano ad essere di marca molisana, come al 39esimo quando Van Zan, vera spinna nel fianco, si inserisce dalle retrovie calciando dal limite dell'area con la sfera che incoccia la traversa interna per poi rimbalzare in campo. Le speranze di rimonta della Vastese vedono affievolirsi al 44esimo quando Alonzi tocca il pallone con la mano, doppia ammonizione per lui e partita che finisce anzitempo. L'ultimo ad arrendersi però è Vittorio Esposito che prova il tiro a giro al 45esimo, ma la sfera non inquadra lo specchio della porta a sigillare la giornata no degli avanti biancorossi. Nel finale potrebbe arrotondare il campo basso, ma il portiere di Rianzo è bravo su Alessandro. Finisce così con la Vastese che lascia amaramente il campo tra i fischi dei tifosi che per la prima volta contestano anche la società. Domenica prossima sfidano un impossibile contro la San Giustese per risalire la china. Vedremo in giornata cosa accadrà a Vasto in merito alla guida tecnica dopo il colloquio che ci sarà sicuramente tra i dirigenti aragonesi e il tecnico Amelia. Noi parliamo invece del Pineto che pareggia in casa per 1-1 con il Vasto Girardi. Pineto in 10, beffato al 90esimo dalla matricola Vasto Girardi con il gol segnato proprio da Migno nei secondi finali di partita. Pineto che ha giocato in 10 tutto il secondo tempo per l'espulsione di Marianeschi. Allora andiamo a vedere il servizio di Roberta Di Sante sulla gara giocata ieri al Mariani Pavone. Termina 1-1 tra Pineto e Vasto Girardi al Mariani Pavone. All'iniziale gol di festa, replica nel finale l'argentino Migno con i biancazzurri che pagano l'espulsione di Marianeschi a inizio ripresa. Tante assenze per gli altomolisani, con Farina costretto a rinunciare a Petrone, De Vizia, Corbo e al bomber Chiere Mateng. In avanti c'è Migno con Bruni in appoggio. Amaolo conferma il 4-2-3-1 inserendo Bianciardi in mediana e avanzando Camplone trequartista con Tomassini riferimento avanzato. Gli abruzzesi approcciano bene la gara. Al quinto Tomassini dalla destra apre per Alessandro che tutto solo però non riesce a superare Caparro. All'11esimo bella azione dei padroni di casa, perfetto il taglio del giovane Festa che riceve da dietro e con un preciso diagonale scavalca Caparro e deposita in fondo al sacco la rete del vantaggio. La reazione dei molisani è sterile. Al 26esimo è ancora il Pineto a sfiorare il raddoppio. Punizione dalla sinistra di Marianeschi per la testa di Tomassini. Caparro si supera e alza in corner con l'ausilio della traversa. Il Vasto Girardi, fino a quel momento poco incisivo, si fa pericoloso allo scadere. Suggerimento in verticale per Migno al 44esimo che si invola in area ma sbilanciato calibra male il pallonetto che termina incredibilmente a lato sprecando una clamorosa occasione.
In avvio di ripresa, subito brutta tegola per i padroni di casa. Marianeschi commette una leggerezza in mediana, rimediando il secondo giallo di giornata e la conseguente espulsione che costringe il Pineto in inferiorità numerica per tutta la ripresa. Una ripresa che per la prima mezz'ora regala pochissime emozioni, con il Pineto che si abbassa e il Vasto Girardi costretto a fare la partita. La difesa biancazzurra tiene e i molisani, non trovando spazi, si affidano ai tiri da fuori, come la conclusione dalla distanza di Fazio al minuto 21, che però non impensierisce Amadio. La gara si accende dopo la mezz'ora. Al 34esimo il Vasto Girardi sfiora il pari con un improvviso siluro di Bruni dalla sinistra, che centra il palo. Due minuti più tardi invece è Migno a portare apprensione in area, ma la girata è fuori. Quando ormai il Pineto sembra essere riuscito a difendere il vantaggio e con la difesa a 5 schierata dopo l'ingresso di Speranza, al 45esimo arriva il gol del pari. Cross di Fatone, la sponda e il colpo di testa vincente di Migno, che insacca il definitivo 1-1. In pieno recupero Pierpaoli potrebbe subito riportare in avanti il Pineto, ma la conclusione termina alta oltre la traversa. Sfuma così la vittoria per i biancazzurri, che comunque conservano la quinta piazza in vista della trasferta di Campobasso, mentre il Vasto Girardi dimostra, nonostante le assenze, di essere uno scoglio duro e di meritare l'attuale posizione di classifica. E questo è il servizio sulla gara di ieri tra Pineto e Vasto Girardi. Noi parliamo invece della disfatta del Chieti. Chieti non esiste, asfaltato 5-0 ad Agnone, ancora una sconfitta pesante per i neroverdi, che erano stati battuti in casa la settimana precedente con lo stesso risultato dal Porto Sant'Elpidio. Andiamo a vedere dunque il servizio su quello che è accaduto ieri in terra molisana. A caccia del quinto risultato utile di fila, l'Olimpia Agnonese contro un Chieti alla ricerca disperata di punti salvezza dopo aver sollevato dall'incarico Mister Di Meo a seguito del brutto KO interno contro il Porto Sant'Elpidio. Sulla panchina teatina si rivede Grandoni, si gioca sotto la direzione del signor Zanotti della sezione di Rimini. Subito brivido per gli ospiti, dopo 90 secondi il solito Nicolao effettua un tiro cross imprendibile però per i perni d'attacco Granata. Al settimo calcio piazzato dal limite, calcia Peic, Tano smanaccia in corner sugli sviluppi dello stesso Nicolao, al cross perfetto il movimento di Diarra che sotto misura batte imparabilmente Tano per l'1-0. Chieti nel pallone, 13esimo di Achite, lancia in corsa Diarra sul primo palo, Minicucci ostacolato con le cattive da Ricci, calcio di rigore e ammonizione per il centrale difensivo. Sul dischetto Allegra, Tano indovina l'angolo ma non può evitare il raddoppio molisano. Al 22esimo fa parlare di sé il Chieti, Sarrizzu converge in area, opta per la soluzione mancina, valoroso Megeri sulla cui respinta Camara spedisce alto sopra la traversa, vuole il gol anche Minicucci, lato corto destro dell'area di rigore, ma il portiere ospite non è d'accordo. Nicolao invece continua a deliziarci con il contagiri per la testa di Amaia, tra l'Agnone e il Tris ci si mette il montante. Locali però testardi, vogliono il Tris prima dell'intervallo, asse di Arra, Minicucci e ancora il palo a dire no prima dell'intervento di Tano. Uno stratosferico Agnone chiude sul 2-0 il primo tempo, Antonio Di Perna in regia per i secondi 45 minuti dove non cambia la sostanza. Da un corner di Page nasce il tanto atteso 3-0 che porta la firma di Salim Diachite, voce grossa in area di rigore. Al 12esimo situazione di gioco differente, Nicolao dalle retrovie lancia Minicucci, dribbling su Tano e appoggio in rete elementare per il poker. Si rivede il Chieti al 21esimo, il nuovo entrato Energe scalda i guanti a Kuzmanovic, lanciato al posto di Megeri proprio mentre i tifosi neroverdi dissertano con largo anticipo il settore ospiti a loro riservato. Prosegue però la festa in Alto Molise, conducono al pokerissimo Frabotta e Amaia, con quest'ultimo che deve soltanto trafiggere il malcapitato Tano. Si abbassano i ritmi nel finale con la squadra di Mister Pisi che predilige la gestione con un ponderato possesso palla. Non accade più nulla di eclatante, terza vittoria in 4 partite per l'Olimpia Agnonese nel girone di ritorno, un andamento vero e proprio da vertice. Altro brutto colpo per il Chieti che incassa ancora una pesante sconfitta che complica e non poco la classifica. E dunque questa è la sconfitta netta per la formazione nero-verde. Al 91esimo la società sceglie il silenzio stampa, vedete, bocche cucite, nessuno ci mette la faccia dopo la disfatta e vedremo
Quali saranno oggi le reazioni dopo il 5-0 subito ieri ad Agnone? Pareggio per il Giulianova con tante recriminazioni invece ieri a Montegiorgio, squadra di casa salvata da due rigori, Giulianova che butta e getta alle ortiche la vittoria. Vediamo dunque il servizio sul 2-2 tra i giallorossi e il Montegiorgio. Una vittoria gettata alle ortiche a meno di un quarto d'ora dalla fine, con l'uomo in più il Giulianova sciupa una grossa occasione per avvicinare la zona salvezza. Contro il Montegiorgio è finita 2-2 e resta invischiato in piena zona play-out. Un paio di ingenuità sono costate care ai giallorossi, che erano riusciti a ribaltare il vantaggio iniziale dei padroni di casa. Il primo errore è quando Diamutene abbatte in area di rigore Nasic dopo neppure 6 minuti dal fischio d'inizio. Dagli 11 metri Mariani trasforma nonostante Bifulco intuisca la traiettoria. Il pareggio il Giulianova lo trova subito dopo. Tutto nasce da una punizione in favore degli abruzzesi con una spizzata di testa di Vitelli che allunga la traiettoria verso Nazzari. Nuovo colpo di testa e palla sul palo più lontano da posizione comunque defilata. La gara è vivace, ricca di spunti tecnici, con un Giulianova ben messo in campo da Del Grosso con un 5-3-2 e il Montegiorgio con un 4-4-2 che porta spesso una delle mezzali quasi ad allinearsi con gli attaccanti. Al 14esimo comunque veemente le proteste dei locali che sugli sviluppi di un corner calciato da Trillini chiedono il rigore dopo il colpo di testa di Marchionni che manda il pallone sul braccio largo di un difensore. L'arbitro Marra di Mantova, non in giornata, lascia proseguire. La formazione ospite per una decina di minuti occupa stabilmente la metà campo avversaria. Torelli e Vitelli hanno delle buone occasioni ma sprecano. Sul fronte opposto Mariani e Ndiambé trovano un Bifulco attento. Paura al 32esimo quando resta a terra all'estremo di casa Mercorelli dopo un'uscita coraggiosa a mano aperta. Il gioco resterà interrotto per quasi 3 minuti, fortunatamente si riprenderà. Montegiorgio in 10 uomini al 40esimo, Trillini protesta in modo vivace nei confronti del direttore di gara che prima estrae il giallo e poi direttamente il rosso. Gara in discesa per gli abruzzesi che ad un giro di lancette dal 45esimo trovano il vantaggio con Balducci, rimessa con le mani di D'Antonio verso Torelli, pallone gettato in area dove il numero 8 del Giulianova lo intercetta d'esterno facendogli prendere una strana traiettoria spegnendosi poi in fondo al sacco. Al termine della prima frazione di gara l'arbitro verrà accerchiato dai giocatori del Montegiorgio che protesteranno a lungo per l'espulsione di Trillini e per la mancata concessione di un rigore. Nella ripresa il Giulianova per larghi tratti dà l'impressione di controllare la partita. Mister Del Grosso tiene la linea difensiva a 5, inserisce poi Ramku al posto di Balducci per avere forze fresche a metà campo, mentre dall'altra parte Baldassarri opta per una punta, Albanesi al posto di un esterno Zancocchia. Se la gioca nonostante l'uomo in meno, al 31esimo l'episodio del secondo calcio di rigore per i marchigiani, punizione di Mariani, Diamutene va in contrasto con Tempestilli, per l'arbitro ci sono gli estremi per concedere il penalty, apparso per la verità generoso. Mariani spiazza Bifulco, parità numerica ristabilita quando viene espulso per proteste il capitano giallorosso Nazzari. Nel finale mister Del Grosso prova a vincerla dentro Barlafante e Suriano al posto di Cipriani, ottima la sua prestazione Cesario, ma il risultato non cambierà. E siamo al calcio di eccellenza per vedere quello che è accaduto nelle gare giocate ieri. Partiamo dalla sfida Penne-Lanciano 1-1, Lanciano il pari è una condanna perché i frentani scivolano a meno 13 dalla vetta occupata dal Castelnuovo. Le altre gare: Acque Sapone Capistrello 1-0, Angizia Lugo Spoltore 0-0, Virtus Cupello Torrese 2-0 e poi, come dicevamo, Castelnuovo senza ostacoli ipoteca il salto in Serie D. La formazione teramana che batte il San Buceto per 1-0, 18esimo risultato utile per la squadra del Castelnuovo. Le altre partite, ancora gli altri risultati di ieri: Nereto Alba Adriatica 1-1, Nero Stellati Renato Curi Angolana 0-0, Pontevomano Baggigalupo Vasto 3-0, Paterno Delfino Flacco Porto Pescara 0-2. Vediamo la promozione, il girone A con l'Aquila che rimonta con il San Gregorio e vince per 4-2, capolista sempre più lanciata verso la promozione, quella rosso-blu. E poi le altre partite: Celano Montorio 88 2-1, Mosciano Miano 2-1, Pizzoli Mutignano 2-0, Morrodoro Rosetana 2-1, Real Atria Nuova Sant'Egidiese 1-1, Piano della Lente Fontanelle 0-0, Torni in parte Pucetta 2-3, New Club Villa Mattoni Amiternina 2-1. Il girone B:
San Giovanni Teatino c'è e rallenta la capolista, 0-0 del Casal Bordino con il San Giovanni Teatino, Miglianico Fossa Cesia 1-2, Casolana Villa 2015 0-2, San Salvo Ortona 1-0, Athletic Lanciano, Scafa Passo Cordone 0-1, Elicese Fate Rangelini 1-1, Ovidiana Val di Sangro 3-3, Bucchianico Silvi 1-0, Virtus Ortona, Raiano 1-1. Chiudiamo l'ampia pagina del calcio per andare a vedere il basket con il Roseto che gioca questa sera alle 20 al Pala Maggetti con Montegranaro per il primo di tre impegni nel giro di una settimana, sfida salvezza per i biancocelesti. Vediamo anche la Serie B maschile di pallacanestro, riscatto dell'Esachieti che batte Piacenza per 67-64, in Serie B Montegranaro perde in casa con Giulianova, Giuliesi che tornano alla vittoria e si impongono per 77-73, il Teramo perde invece a domicilio per 66-62 con il Civitanova. Nella Serie C Gold questi risultati: Lanciano Valdiceppo 62-74, Perugia Vasto 81-73, Magic Chieti Foligno 88-80. La Serie C Silver con Pescara che continua la corsa in testa alla classifica, passa a Torre dei Parseri per 72-57, poi Amatori Pescara Farnese 100-98, Air Termoli Olimpia Mociano 68-43, Nuovo Basket Aquilano Antoniano 92-68, Teramo Aspicchi Silvi 72-56. E chiudiamo con il volley. Sieco Impavida in casa e un rullo compressore batte la formazione del Materdomini per 3-2, i parziali 25-21, 22-25, 15-25, 25-20 e 15-12. Successo importante per la formazione ortonese che resta seconda in classifica a 3 punti dalla capolista Siena. Vedete poi in basso le altre squadre abruzzesi nel volley: Pineto con il Fiatone, Chieti in scioltezza. Weekend positivo per le squadre abruzzesi di Serie B ad eccezione del Paglieta. E noi siamo giunti al termine dell'appuntamento di oggi, il primo della settimana con Mattino 6 che tornerà domani puntuale alle 8. Io ringrazio Claudio Di Giacomo in regia, ringrazio voi per la cortese attenzione, vi ricordo come di consueto gli appuntamenti informativi della nostra rete con la prima edizione del TG6 alle 14, poi le altre edizioni alle 19 alle 23, questa sera come ogni lunedì l'appuntamento in diretta dei nostri studi con replay condotto da Enrico Rocchi per parlare del Pescara dopo la splendida vittoria di Udine con il Pordenone e all'inizio dell'ultima settimana decisiva di mercato per la formazione abruzzese. È davvero tutto, grazie e buona giornata.